tutti ragazzi! Oggi vorrei parlarvi di quanto è grande un atomo. Sappiamo tutti quanti che la materia è fatta da atomi, ma ci siamo mai chiesti davvero quanto è grande ogni singolo atomo? La materia contiene una quantità infinita di atomi. Per esempio, un capello, nella sua punta, contiene all'incirca 1 milione di atomi messi in fila. Ma quanto è grande un atomo? E soprattutto, cosa vuol dire grande per un atomo? In effetti, la domanda in questo modo è un pochino mal posta. Il concetto di dimensione atomica non è così semplice come si può pensare. Gli atomi non sono palline, non sono come delle palline a ping pong con una superficie ben definita e un raggio ben definito, ma sono degli oggetti molto più complessi. Ora, io non voglio entrare in questo momento in una trattazione di meccanica quantistica, quindi ci limiteremo soltanto a fare delle considerazioni e vi riporterò dei dati in modo da approfondire un po' meglio questo concetto. Iniziamo con il modello di atomo che è quello più famoso, diciamo, tra i non addetti ai lavori, che è il modello cosiddetto planetario. Nel modello planetario tutti noi immaginiamo che ci sia un nucleo al centro e degli elettroni che ruotano attorno al nucleo, un pochino come farebbero dei pianeti. Quindi ci sono tanti elettroni che ruotano attorno al nucleo in un'orbita. E allora, se accettiamo un modello di atomo fatto in questo modo, con un nucleo e degli elettroni che ci girano attorno in un'orbita, allora potremmo definire il raggio di un atomo semplicemente come il raggio della nostra orbita. Questo modello si chiama appunto modello planetario perché è molto simile a quello del sistema solare, in cui c'è la stella centrale che è il Sole e i pianeti che ci girano attorno. Purtroppo la cosa non è così semplice, questo modello in realtà non va bene. Non esistono in effetti delle orbite ben definite in cui gli elettroni si muovono. Gli elettroni in realtà possono occupare tutto lo spazio a loro disponibile. Che vuol dire? Vuol dire che c'è una probabilità non nulla che un elettrone di un atomo presente qui sulla Terra, non lo so, di un atomo della mia pelle, possa ritrovarsi sulla Luna. Un elettrone di un atomo che sta sulla mia pelle può ritrovarsi sulla Luna. Ovviamente la probabilità che questo accada è davvero infinitesima, però non è nulla, è una probabilità finita, molto piccola ma finita. Quindi non ha senso definire una dimensione atomica in senso assoluto, perché l'atomo non ha dei contorni ben definiti. In realtà il modello vero dell'atomo è quello in cui c'è sempre un nucleo e poi gli elettroni, invece di stare in orbite definite, hanno una certa probabilità di trovarsi all'interno di uno spazio. Per esempio, nel caso dell'atomo di idrogeno, posso dire che all'interno di una certa dimensione, quindi ad esempio all'interno di un certo raggio che può essere per esempio 53 picometri, la probabilità di trovare l'elettrone è circa del 90%. Però ovviamente c'è anche una probabilità di trovarlo all'esterno di questo raggio. E allora come facciamo a definire le dimensioni di un atomo? Beh, potremmo riferirci alle molecole per esempio. Il primo tipo di raggio che andiamo a considerare oggi è il raggio covalente. Che vuole dire? Prendiamo ad esempio una molecola di idrogeno, H2. Quindi idrogeno e idrogeno. Se noi riusciamo a misurare la distanza tra due atomi di idrogeno legati tra di loro, potremmo supporre in maniera approssimativa che la metà di questa distanza sia effettivamente il raggio di un atomo di idrogeno. Lo stesso potremmo fare per esempio per l'ossigeno. Quindi l'ossigeno si lega con un altro atomo d'ossigeno a formare O2, che è l'ossigeno che troviamo comunemente nell'atmosfera. Se riusciamo a calcolare la distanza tra i due atomi di ossigeno
e la dividiamo per 2, potremmo di nuovo trovarci le dimensioni dell'atomo singolo di ossigeno, immaginando che ogni atomo sia come una sferetta che vada ad avvicinarsi all'altra a una, e la distanza tra i due nuclei corrisponde effettivamente alla somma dei raggi dei due atomi. Questo tipo di raggio, calcolato in questa maniera, si chiama raggio covalente. Per esempio, il raggio covalente dell'idrogeno è 37 picometri. Un picometro corrisponde all'incirca a 10 alla meno 12 metri. 10 alla meno 12 metri vuol dire in pratica 1 diviso 1, 0, 0, 0, 0 e così via, con 12 zeri, metri. Quindi sarebbe un milionesimo di metro. Quindi in questo caso, nel caso dell'idrogeno, l'idrogeno avrebbe un raggio covalente di 37 milionesimi di metro. Nel caso dell'ossigeno, invece, il raggio covalente è di 73 picometri, cioè 73 milionesimi di metro. Potreste chiedervi allora, ma come facciamo noi a misurare questa distanza? Il metodo utilizzato dai chimici per ricavare le distanze internucleari è la diffrazione a raggi X. La diffrazione a raggi X è un tipo di misura che ci permette di studiare un cristallo, quindi per esempio un cristallo di cloruro di sodio, come il sale da cucina, o un cristallo di idrogeno solido o di ossigeno solido, e ci permette di calcolare esattamente le posizioni di tutti i nuclei presenti nel nostro cristallo, le dimensioni relative tra di loro, diciamo. Per cui, ad esempio, è possibile fare un cristallo di ossigeno solido e misurare con questa tecnica le distanze tra tutti i nuclei di ossigeno. La metà di questa distanza è il raggio covalente dell'ossigeno. Purtroppo non è sempre così facile. Per esempio, l'ossigeno, vedete, O2 forma una molecola, l'idrogeno H2 forma una molecola, benissimo. E l'elio? L'elio, come tutti sapete, è un gas nobile. Cosa sono i gas nobili? I gas nobili sono sostanze così poco reattive da non legarsi con nulla, assolutamente nulla, non formano nessun composto. Di conseguenza non si legano nemmeno tra di loro. Che vuol dire? Vuol dire che non esiste una molecola di elio 2. Questa cosa qui, in cui c'è elio, non esiste. E là, se non esiste, non posso più trovarmi il mio raggio covalente, perché non c'è nessun legame da dividere in due. In questo caso c'è un nuovo tipo di dimensione atomica che possiamo considerare. È quello che si chiama raggio di van der Waals. Quindi, raggio di van der Waals. Che cos'è il raggio di van der Waals? Il raggio di van der Waals è la metà della distanza che separa due nuclei non legati tra di loro, cioè due atomi non legati tra di loro. Quindi, ad esempio, nel caso dell'elio, prenderò l'elio solido, che sarà composto da tanti atomi non legati tra di loro, e andrò a misurarmi la semidistanza di ogni atomo, o anzi, per meglio dire, di ogni nucleo. Quindi, se prima avevo idrogeno, in cui ognuno aveva il suo nucleo ed erano legati da un legame chimico, nel caso dell'elio avrò semplicemente tanti atomi singoli disposti a una certa distanza l'uno dall'altro. La metà di questa distanza corrisponde la metà di questa distanza corrisponde al raggio di van der Waals. Per farvi un esempio, il raggio di van der Waals dell'idrogeno,
quindi di due atomi di idrogeno non legati tra di loro ma solamente vicini, è di 120 picometri. Quindi, se il raggio covalente dell'idrogeno era di 37 picometri, il raggio di van der Waals dell'idrogeno è di 120 picometri. Questa è una cosa che ci aspettiamo in effetti, perché se l'atomo non è legato è abbastanza normale che i nuclei siano più distanti tra di loro. Nel caso dell'elio, il raggio di van der Waals è di 140 picometri invece. Quando prima abbiamo definito il raggio, l'abbiamo definito covalentemente per una molecola biatomica omonucleare, quindi una molecola formata da due atomi esattamente uguali. Di conseguenza abbiamo detto che il raggio covalente è semplicemente la metà della distanza tra i due nuclei. Però, e allora, quando ci andiamo a prendere una molecola qualsiasi, cosa succede? Ad esempio, se io mi vado a scrivere l'acqua, H2O, questa qui è la molecola d'acqua, allora mi aspetto che la distanza tra ossigeno e idrogeno dovrebbe essere pari alla somma dei due raggi atomici, quindi raggio atomico dell'idrogeno più raggio atomico dell'ossigeno. E invece non è vero. In questo caso, infatti, non ci basta più definire il raggio covalente, ma ci deve un nuovo tipo di raggio, quello che si chiama raggio ionico. Cos'è il raggio ionico? Il raggio ionico è il raggio di uno ione, appunto. Ad esempio, se consideriamo il sodio atomico è Na. Lo ione sodio invece è Na+. Le dimensioni del sodio atomico sono molto maggiori di quelle del sodio più, quindi del catione sodio. E lo stesso vale nel caso dell'acqua. L'acqua è come se fosse formata da due ioni H+ e uno ione O2-. Come faccio quindi a determinare i raggi ionici? Esattamente come avevo fatto per i raggi covalenti. Mi vado a misurare le distanze ossigeno-idrogeno e poi devo cercare di capire qual è il raggio dell'idrogeno e qual è il raggio dell'ossigeno. Infatti in questo caso non mi basta dividere per due, perché ovviamente idrogeno e ossigeno avranno dimensioni diverse, quindi non posso dividere semplicemente. Come si fa allora? Beh, i chimici hanno trovato un metodo molto astuto per risolvere questo problema, anche se è un pochino approssimato. Immaginiamo di avere, ad esempio, del cloruro di sodio. L'ione cloruro ci aspettiamo che sia molto più grande dell'ione sodio. Quindi, se vogliamo rappresentare il cloruro di sodio, possiamo rappresentarlo come tanti atomi di cloro, molto vicini tra di loro, e uno ione sodio all'interno, compreso tra i quattro atomi di cloro che qui vedete rappresentati. Ovviamente poi il rapporto tra atomi di sodio e atomi di cloro è di 1 a 1, infatti poi ci saranno altri tre atomi di sodio disposti nel cristallo. Però per ora consideriamo questo tipo di struttura, quindi quattro ioni cloruro, molto vicini tra di loro, che si toccano, e uno ione sodio che sta in mezzo a questi due, in mezzo a questi quattro. A questo punto, quello che posso andare a misurare, sempre tramite la diffrazione a raggi X, è la distanza tra due nuclei di cloruro e la distanza tra sodio e cloruro. Avrò quindi due distanze. Da una parte avrò una distanza sodio-cloruro che sarà uguale alla somma del raggio del sodio più il raggio del cloruro, e poi avrò una distanza cloro-cloro che sarà uguale a due volte il raggio dello ione cloruro, come potete ben vedere. Quindi, dalle misure cristallografiche di diffrattometria raggi X, mi vado a ricavare questa distanza cloro-cloro, la divido per 2 e ottengo la distanza e ottengo il raggio dello ione cloruro. A questo punto, conoscendo poi questa distanza tra sodio più e cloro meno,
mi posso andare a ricavare il raggio dello ione sodio. Poi, applicando questo metodo, quindi una volta che ho ritrovato lo ione cloruro e una volta che mi sono ritrovato il raggio dello ione sodio, posso applicare questo metodo ad altre molecole e ricavarmi tutti i raggi che voglio. Per esempio, il raggio dello ione sodio è di 76 picometri, quindi di nuovo 76 per 10 alla meno 12 metri. Però il raggio del sodio metallico qual è? Di nuovo, in questo caso non possiamo sfruttare il raggio covalente, perché nel metallo non ci sono legami covalenti, ma ci sono appunto legami metallici. Quindi, in questo caso, mi andrò appunto a misurare la distanza tra due ioni sodio nel metallo. Il raggio metallico del sodio vale 91 picometri. Invece, come vi ho detto prima, il raggio del catione sodio ne vale 76. Notiamo quindi che lo ione sodio è più piccolo rispetto al sodio metallico. Questo ce lo aspettiamo. In effetti, se noi togliamo un elettrone dal sodio metallico, allora il nucleo attrarrà gli altri elettroni molto più fortemente e quindi il raggio atomico diminuirà. Raggio atomico espresso appunto nel caso del sodio elementare come raggio metallico, mentre nel caso dello ione sodio è come raggio ionico. Quindi abbiamo visto una grande panoramica in cui abbiamo introdotto questi tre tipi di raggi atomici. Raggio ionico per gli ioni, in cui misuriamo la distanza tra i due ioni in un cristallo. Raggio covalente, in cui prendiamo due atomi in una molecola legati tra loro con un legame covalente, molecola che deve essere, abbiamo detto, omonucleare, quindi tra due atomi uguali, H e H, ossigeno e ossigeno, azoto e azoto e così via. E poi abbiamo visto un raggio di Van der Waals, che è quello più importante, ad esempio, nel caso dei gas nobili, nei quali non abbiamo dei diretti legami chimici tra le molecole, ma possiamo solamente renderli solidi e considerare gli atomi isolati. Bene, ma in tutto questo c'è un altro punto che vorrei farvi notare. Quindi, abbiamo visto questi raggi, ma l'elettrone rispetto al nucleo, quanto è grande? Cioè, la massa dell'atomo, dov'è che sta? Per darvi un'idea, il raggio del nucleo di bromo, del bromo 90, del bromo 80, è di 6 femtometri, cioè di 10 alla meno 15 metri. Quindi, se noi prendiamo il nucleo del bromo 80 e l'elettrone del bromo 80, allora il raggio del nucleo è di 6 per 10 alla meno 15 metri, mentre il raggio covalente del bromo 80 è 114 picometri, quindi questa distanza è 114 picometri. Di nuovo vi ricordo che non è una distanza ben definita, perché poi l'elettrone può sempre trovarsi in varie posizioni, può trovarsi ovunque, abbiamo detto. Quindi è solamente il raggio covalente questo qua. 114 picometri vuol dire che in pratica è 114 per 10 alla meno 12 metri. Cioè, tra il raggio del nucleo e le dimensioni dell'atomo ci passano la bellezza di 5 ordini di grandezza. 6 per 10 alla meno 15, 114 per 10 alla meno 12, cioè 1.14 per 10 alla meno 10. Per darvi un'idea di cosa vuol dire che se il nucleo del bromo 80 fosse grande un centimetro, avesse il raggio di un centimetro, il raggio covalente del bromo 80 sarebbe circa un chilometro. E se considerate che tutta la massa sta praticamente nel nucleo, perché la massa degli elettroni è veramente trascurabile, la gran parte della massa di un atomo è data da protoni e neutroni,
Capite bene quindi come il nucleo è sostanzialmente vuoto, è sostanzialmente uno spazio completamente vuoto. Immaginate quindi di essere composti da qualcosa in cui le proporzioni sono in questo modo: un centimetro, un chilometro, tutto il resto assolutamente vuoto. Beh, spero che questa chiacchierata di oggi sia stata interessante. Ho voluto approfondire questo concetto perché è una cosa che trovo molto entusiasmante in un certo senso. È un argomento che spesso è un po' maltrattato sia nelle scuole sia anche all'università, in cui viene presentato il raggio atomico in maniera così, senza dare ulteriori spiegazioni di cosa vuol dire il raggio di un atomo. Spero quindi di aver fatto un po' di chiarezza e spero che questo video sia stato utile anche a chi magari non studia chimica, ma era semplicemente curioso di sapere cosa caspiterina vuole dire che un atomo è grande in un certo modo. Quindi vi saluto, vi invito a guardare tutti gli altri miei video e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao!